Poste Italiane vola al suo nuovo massimo storico in Piazza Affari. Gli investitori internazionali guardano avanti, raccolgono i frutti del piano strategico 2024 Sustain and Innovate e scommettono su una prossima revisione degli obiettivi finanziari di gruppo in attesa dei risultati del terzo trimestre che la D. Matteo Del Fante presenterà a novembre. Il valore di Poste Italiane in borsa è tornato ormai stabilmente al di sopra del picco toccato a 11,51 nel febbraio 2020, alla vigilia del primo lockdown e prima dell'impatto devastante del Covid-19 sul mercato. Sembra ormai un'epoca lontana, eppure soltanto nel marzo successivo il prezzo era precipitato a 6,37, spazzando via miliardi di capitalizzazione. Lo sviluppo del digitale e della logistica legata all'e-commerce, insieme ai nuovi sistemi di pagamento, hanno dunque cancellato l'eredità della pandemia e, in attesa che si alzi il velo sui prossimi risultati, hanno proiettato Poste Italiane verso acque inesplorate, lontanissime dal debutto in borsa a quota 6,75.